Eccoci, buongiorno. Oggi ci troviamo a San Candido in Alta Pusteria, a pochi chilometri dal confine con l'Austria. Quelli che vedete alle mie spalle sono i mercatini di Notari. Eccoci, buongiorno, siamo a San Candido in presenza del presidente organizzatore dei mercatini di Natale, appunto, di San Candido. Lei è il signor? Io sono il signor Michael Weichtler. Sì. E sono il presidente del comitato organizzatore. Sì. Comunque è l'azienda di turismo che ha in mano tutto il mercatino, anche da bene. Quanti anni è che c'è questo mercatino a San Candido? È nato molto piccolo già 10 anni fa, ma poi ci siamo sempre ingranditi, diventati più belli, più attrattivi, finché arriviamo ormai a 30 stand abbondanti. E il vantaggio e la bellezza forse anche di San Candido è che tutto il paese è coinvolto in questo mercatino, che gli stand si trovano un po' sparsi dappertutto e cerchiamo sempre di andare molto bene con le tradizioni. Per esempio, tutti gli alberi li portiamo dai nostri boschi, li mettiamo lì, e così è cresciuto sempre finché adesso quest'anno è stato un exploit con chissà quanta gente che viene a San Candido proprio per visitare questo mercatino. Ecco, volevo chiedere, i prodotti che vengono venduti e proposti qui negli stand del mercatino di San Candido sono tutti prodotti artigianali? La maggior parte è artigianale. Cerchiamo anche sempre di mettere e di guardare ancora più che vengono fatti in posto nella zona dolomitica, appunto ci chiamiamo anche il mercatino delle Dolomiti, e siamo lì abbastanza rigorosi che non vogliamo la plastica, e che cerchiamo di proporre ogni anno qualcosa di nuovo delle nostre tradizioni locali, del nostro artigianato locale. Perfetto. Quando mi dice gli orari e fino a quando sono aperti i mercatini? Il nostro mercatino apre l'ultimo weekend di novembre e va poi fino al 6 di gennaio. Con orario indicativo? Parte dalle 11 fino alle 7 di sera. Sabato, domenica si apre ancora prima. Comunque cerchiamo anche lì sempre di dare tutto, che anche la gente può venire anche durante la settimana, non soltanto il weekend. Ecco, per quanto riguarda la prospettiva futura, diciamo nei prossimi anni, avete delle novità, delle innovazioni? Sì, non è soltanto di ingrandire questi mercati, ma renderli ancora più tradizionali, più belli, e andare un po' controcorrente di quei mercatini delle città e di coinvolgere ancora di più tutto il paese, che la gente ci viene proprio per il villaggio natalizio. Ho capito. Bene, allora vogliamo invitare i turisti a casa comunque a venire ai mercatini di San Candido, qui a San Candido, e apprezzare, diciamo, i prodotti artigianali che la città di San Candido offre a tutti i turisti. Okay? Va bene, sì, direi anch'io che noi non vogliamo essere la città, ma vogliamo essere quella cittadina piccola che forse anche poi col lago di Braies, con tutti i dintorni, con lo sci, offre qualcosa di più degli altri. Perfetto, io la ringrazio e le auguro buona festa. Sì, altrettanto, grazie. Tutti i prodotti originali di qua? Sì, queste sono tutte cose della Val Gardena. Della Val Gardena? Della Val Gardena, okay. Sì. Qual è il prodotto più venduto? I presepi. I presepi che sono? Questi piccoli presepietti da collezione, fammi così. Vedere bene, sì, perfetto. Sì, oppure anche
sempre queste sacre famiglie così di legno, pure anche un artista unico o sono più artisti? Artista ce n'è uno solo. Uno solo. Però ci sono altri articoli di altri scultori, diciamo. Sì. No, scultore c'è solo uno. Ah, solo uno. È solo uno. Per esempio queste figure. Sì, 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 sì. Le Madonne, poi questa bella statua qui che è di legno. Si può sapere il nome dello scultore? Sì, Ravanis. Benissimo. E Ortisei? No, Lion, credo. Ok. Vero? Sì, sì, sì. Sì, per esempio come questa scultura qui che è di legno c'è dentro, questa Sacra Famiglia che è dipinta con antica e poi c'è questa foglia d'oro qui, no? Benissimo. E di questa serie lui ha, per esempio c'è questa, poi c'è questa misura qua, sì? Poi ci sono queste piccoline, insomma è tutta una serie. Sì. Perfetto, il prezzo medio va da? Insomma vanno dai 15 euro a questa qui che viene 400 euro. Sì. Io la ringrazio e le auguro buoni mercatini di Natale. Sì, grazie. La saluto, grazie. Grazie. Eccoci, buonasera. Lei è il signor? Io sono Festini Arturo. E di qui della zona? E io di origine sono dalla Val Comelico. Val Comelico, ho capito. Però qua ai mercatini di San Candido? Perché prima di tutto mi piace l'ambiente. No? Ok. C'è la cortesia che ho trovato in questo mercatino, non l'ho trovata altrove. E dato che è il mio hobby questo, praticamente andato in pensione, mi sono dedicato. Questi sono prodotti che fa lei? Tutto quello che vedi è mia opera, okay. Che va dalla composizione alle cornici e all'oggettistica varia. Che lei ha un laboratorio? E io a casa ho nello scantinato, ho delle attrezzature. Ah, non lo fa proprio di no, no, non è. No, cioè, è solo i mercatini di Natale. Esatto, diciamo. Solo i mercatini di Natale. Perfetto. Qual è il pezzo più venduto? Beh, guardi, adesso i quadri fatti con cornici di legno vecchio e quelli che riscontro maggiore interesse. Come sono realizzati questi quadri? Allora, utilizzo praticamente la tecnica, è una tecnica mista, sì. In quanto il cielo è acquarello, sì, o tempera. Sì. Sotto il cielo uso le foglie che in parte le raccolgo qui in zona. Okay. Tant'è vero che uno si meraviglia di vedere le foglie bianche. Questo è il farfaraccio, che è una foglia che cresce qui nella zona. Nelle zone umide, certo. E in parte invece altre foglie che raccolgo in Lombardia, perché sono di origine di qui, però vivo in Lombardia da tantissimi anni. Certo, molto bene. Prezzo vanno da? Come dice? Un prezzo medio da? Guardi, si parte da 15 euro fino ad arrivare al massimo 120. Sono per tutte le tasche. Ecco che, ripeto, che fatti con legno vecchio c'è un riscontro maggiore E tanto tempo che qua ai mercatini? Io qui a San Candido è il secondo anno. Oh. Prima li facevo in un'altra zona qui della provincia di Belluno, okay. Dove quest'anno non l'hanno fatto, però in ogni caso ormai ho scelto San Candido e San Candido, certo, finché avrò le forze verrò qui a San Candido. Benissimo, allora le auguro buoni mercatini di Natale. Ringrazio buon voi. Buon proseguimento e buone feste. Altrettanto a voi, grazie.
Eccoci signora, buonasera. Buonasera. Lei è la signora? Io sono la signora Vini, antica. Dall'accento non è proprio altoatesina. No, sono di Trieste. Di Trieste, benissimo. E tanto tempo che qua i mercatini di San Candido? Beh, il quarto anno. Il quarto anno. Come mai la scelta di venire qui a San Candido? Perché mi piace la montagna, mi piace sono San belli Candido, anche i mercatini. Sì, i mercatini sono molto curati. I prodotti che state proponendo? Tutti artigianali. Sono tutti artigianali, li fate voi? Io. Ah, lei personalmente? Tutte le stoffe, il reparto stoffa faccio io, il legno lo fa la mia amica che oggi non c'è. Complimenti, complimenti, veramente bello. Sì. Devo dire che capolavoro. Grazie. Tutti questi sono di lana, di cosa sono questi? E i capelli sono di pellice ecologica e lana, okay. E tutte le altre cose sono in lana cotta. In lana cotta, eh? Sì, 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 sì. C'è feltro o qualcosa del genere? No, lana cotta. Sì, la lana cotta. Sì, 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 sì. Benissimo. Il prodotto più venduto qual è? I capelli. I capelli. Sono le signore con il freddo che hanno freddo, dico, sono tutti, diceva, di pellice ecologica, sì, e tutti fatti a mano. Un prezzo medio va da sui 30 euro più o meno. Come stanno andando quest'anno? Ma bene, dai, bene, ce n'è gente. Sì, 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 sì. A parte questi giorni qua che insomma sono un po' così. Ora, però poi, in linea chiaramente di massima, sì, fine settimana cominciano sì. Ad arrivare i turisti, sì, anche sì, per le feste sì. Di Natale, sì, benissimo. Sì. Io la ringrazio, è grazie stata gentilissima, le auguro un buon mercatino di Natale. Grazie. Qua buonasera. Buonasera. Lei è il signor? Davide. Davide. Lei è di San Candido? No, sono di Braies. Ok, qui vicino diciamo. Sì, sì, siamo vicino. Sì. Prodotti che sta proponendo nel mercatino di Natale sono prodotti di? Di prodotti nostri, lo vendiamo formaggio di mucca e di capra. Avete una fattoria? Avete? Sì, abbiamo una fattoria. Non... Dove si trova? La latteria. Siamo sempre in Braies? Siamo all'inizio di Braies. Sì. Ok, perfetto. Qual è il formaggio che va più venduto? Quello che... Abbiamo formaggio diciamo, normale di mucca, sì. Diciamo, senza niente molla, abbastanza morbido e dolce, sì, e sì, poi sì. Abbiamo anche speziati, con prezzemolo, pepe, okay. Queste cose. Perfetto. Tanti anni che qua i mercatini lei? Sì, siamo insieme già come ha iniziato il mercatino, sì, sì. Ok. Benissimo. Prezzo medio dei formaggi va da? Da 16 fino a 18. 18 euro siamo. Okay. Questi sono diciamo gli assaggi, no, che fate. Sì, 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 sì. Come stanno andando quest'anno? No, quest'anno va molto bene. Sì, sì, siamo sì. Molto contenti. Sentito dopo. Anche i suoi colleghi sono tutti. Sì, 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 sì. Va meglio come i primi anni. Sì, sì. Siamo contenti. Benissimo, io la ringrazio, le auguro buoni mercatini di Natale. Va bene, e buone feste. Grazie. Eccoci, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Tu sei qua della zona? No, io vengo da Castellarne, un villaggio vicino a Brunico. Ah, un villaggio vicino a Brunico. Sei giovanissimo. Sì. Quanti anni hai?
21. 21, perfetto. Ti chiami? Hannes. Ok, volevo chiedere, i prodotti che stai proponendo qui al mercatino di Natale sono prodotti artigianali? Artigianali? Sì, fatti diciamo della zona oppure sono... No, sono importati da... Sono importati, ecco. Ok, avete un negozio, avete un'attività voi? Sì, abbiamo il negozio a Bunico. Sì. Nella città. Sì, sì. E abbiamo due casette del mercato di Natale. L'avete anche a Brunico? Sì. Per qua? Perfetto, per cui una qua, una a Brunico. Sì, esatto. Sì, la doppia location, perfetto. Come vanno quest'anno le cose, bene? Oh, bene, durante la settimana è troppo poco, ma alla fine settimana va bene. Bene, prodotto più venduto qual è? Sempre le barrette. Le barrette. Ah, i capelli. I capelli, sì. Sì, sì, di lana, per signora magari. Sì, sì. Sì. I pupazzi dietro? Sì, sono, anche. Sono lana cotta, cosa sono quelle? Queste? Sì. Come? Lana cotta? Lana cotta feltro, diciamo, è una, sì, una lana compatta, ah, sì, sì. Patata, sì, 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 sì. Ok. Tanti anni che siete ai mercatini voi? Sì, il mio secondo anno. Secondo anno tu? Ma la firma non lo so. Da tanti anni magari, sì, sì. Sì, sì. Bene, io ti auguro buone feste e buoni mercatini di Natale. Grazie, altrettanto. Buon proseguimento. Eccoci, buonasera signora. Buonasera. Lei si chiama? Marianna. Marianna, è qua della zona? Da Basciacco. Ok, vicino diciamo. È una frazione, sì. Sì, 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 sì. Pochi chilometri. Esatto, esatto, sì. Esatto. Le proposte che sta facendo sono fatte da lei, sono sì, tutte prodotti sempre, diciamo della sì, zona, no? Sì, praticamente. Ce li puoi elencare un pochino? Dire il nome di questi? Sono Nigilan si dice da noi semplici, sì? Con uvetta, con papavero. Sono ricordo, frittelle, diciamo? Sì. Sì. Sono frittelle vuote, diciamo solo di pastella. Vuoto, con... solo la pasta, sì, con uvetta nella con uvetta, pasta, okay. E questi ripieni con papavero e ricotto, okay, ma sono okay. Tutti un po' dolci. Vedo che c'è lo strudel. Sì. Okay. Queste invece che sono sulla mia destra sono? Sono Krapfen della Vallaurina speciali, sì. dove sono nato con papavero? Io. Con papavero, sì. Okay. Solo la che questo è dentro. È dolce, il resto no. Okay. Mentre e qua... invece quelle sono con la marmellata, sì. Sono frittelle tipo mm-hmm. Con la marmellata. Poi c'è anche il strudel, oppure queste tirtla che sto facendo qua per la signora. Sì, sono due pezzi di pasta, sì. Ripieni con crauti, ah, ecco. Patate ricotta, oppure spinaci patate molto ricotta. Bene, sono molto salate. Bene. Sono salate, ecco. E questi faccio sempre qual al momento. Qual è il prodotto che è più richiesto? Tutto un po'. Tutto un po', ecco, tutto. Non c'è una scelta. Non c'è una scelta, sì. Tanti anni che lei è ai mercatini di San Candido? Il terzo anno. La terza volta, sì. Perfetto. Benissimo. Io le auguro buoni mercatini di Natale e buone feste. Grazie. Anche a lei, grazie. Grazie di nuovo. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, siamo con una bella ragazza, si chiama? Daniela. Daniela, benissimo Daniela. Che ditta, ti do del tu perché sei giovanissima. Sì, grazie. Che ditta rappresenti? La Senfter. Per cui prodotti diciamo di spec alimentari, ecco, sono sì, tutti sì. Prodotti alimentari. La Senfter è qui di San Candido? Sì, la Senfter è qui di San Candido. Qui di San Candido, perfetto. Qual è il prodotto venduto maggiormente? È lo spec. È lo spec. È tipico della fabbrica Senfter. Ok, qui del posto di conseguenza, benissimo. C'è tanta affluenza, sì, gente c'è? Sì, quest'anno diciamo che c'è un po' di gente. Benissimo. Perfetto.
io ti ringrazio, sei stata gentilissima. Grazie e a ti voi. Auguro buone feste. Grazie, grazie buon di Natale nuovo. A tutti. Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Lei si chiama? Barbara. Barbara, benissimo. E di dov'è Barbara? Della Sardegna. Dalla Sardegna ai mercatini di San Candido. Di San Candido. Beh, una bella avventura. Una bella avventura. Ma è la prima? No, sì, è la seconda. La seconda, come mai questa scelta? Ho scelto di fare un'esperienza in montagna, visto che sono nata al mare. Sì. E ho scelto questo posticino in montagna molto caratteristico e lavoro adesso per un artigianato. Ok, e... per cui sono prodotti artigianali, rappresentano un'unica ditta o più ditta? No, no, un'unica ditta. Un'unica ditta che è di? Zacher, la famiglia Zacher. Ah, la famiglia Zacher. Sì. Di? Di San Candido. Di San Candido, perfetto. Fanno tutte queste produzioni che esatto. Vanno dalla lana cotta, vedo che produzione c'è produzione in lana e poi vanno anche oggettistica, vedo bigiotterie e cose del genere, sì. Giusto? Tutte prodotte da loro. Hanno anche un negozio qui in sì, zona sì, sì, e si trova San Candido, a San Candido in centro, sì, perfetto, sì, benissimo. Ok, faccio ancora una panoramica, benissimo. Io la ringrazio della disponibilità e le auguro buone feste. Grazie. E buoni mercatini di anche Natale. Buon rientro in Sardegna. Allora. Grazie. Salve, grazie. Buonasera. Non sono mercatini di Natale qui a San Candido, come potete vedere alle mie spalle abbiamo delle piste perfettamente innevate pronte per la stagione invernale e in data 21-22 dicembre avremo una manifestazione Cross Alp Tour dedicata allo ski cross.